non c'era un odio viscerale, c'è il desiderio di giustizia che spesso poi travalica in vendetta. Ecco, fermare le violenze, fermare l'aggressione, costringere le grandi potenze a rispettare le decisioni delle Nazioni Unite per la creazione di uno Stato palestinese indipendente e garantito internazionalmente nei suoi confini. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! 250 persone scese in piazza in Campo San Giacomo in solidarietà al popolo palestinese contro ogni forma di guerra, contro la violenza sui civili. Associazioni, comitati, cittadini italiani di origine straniera si sono uniti per far sentire la loro voce sul conflitto in Medio Oriente. Io vorrei tanto urlare il mio dolore. C'è quasi un muro di umiltà, no? C'è un silenzio che mi spaventa su quello che sta succedendo in Terra Santa. Chi subisce sono i civili. Basta sangue a Gaza, stop ai bombardamenti, stop all'uccisione di bambini. Hamas non è la Palestina. Questi gli slogan da parte dei manifestanti e poi bandiere palestinesi e della pace ad accompagnare il messaggio. Addirittura direi denunciare la totale assenza di solidarietà da parte dell'Unione Europea, di cui l'Italia fa parte, per cui senza prendersi la responsabilità di quello che sta accadendo, una violazione del diritto internazionale totale. Girarsi dall'altra parte o avere questo atteggiamento, vedere solo una parte del conflitto, non vedere quello che succede dall'altra parte, mi fa male, mi fa tanto male come musulmano, mi fa tanto male come palestinese.